prossimo elenco andiamo insieme perché riguarda l'aspetto che più ti è vicino e riguarda il tuo impegno per il quale hai deciso di fare televisione. È l'elenco di quello che per lui significa legalità. Legge il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Noi ti stiamo vicino. Legalità è il rispetto e la pratica delle leggi. È un'esigenza fondamentale della vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune. Sono parole del documento, di un documento del 1991 della Chiesa italiana. Legalità non sono quindi solo i magistrati e le forze di polizia, a cui dobbiamo riconoscenza e rispetto. Legalità dobbiamo essere tutti noi. La legalità è responsabilità, anzi corresponsabilità. Legalità sono l'olio, il vino, la pasta e speriamo presto le mozzarelle che produciamo con cooperative di lavoro nelle terre confiscate alle mafie. 3.500 giovani sono arrivati dall'Italia e dall'estero durante le vacanze estive per dare volontariamente una mano, per formarsi, per approfondire. Legalità è l'attenzione ai familiari delle vittime innocenti delle mafie e ai testimoni di giustizia. Sabato eravamo a Terrasini, in provincia di Palermo, con 400 familiari, persone che hanno avuto la forza di trasformare il dolore in impegno e chiedono tre cose: giustizia, verità, dignità. Con loro è nata nel 1995 la giornata della memoria e dell'impegno. Legalità sono quei percorsi che Libera anima in oltre 4.500 scuole, quei protocolli firmati con circa il 70% delle università e poi i progetti con alcune istituzioni e il Ministero, il concorso Regoliamoci, la collaborazione con la nave della legalità. Sì, la legalità teme la scuola più della giustizia. L'istruzione taglia l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa, diceva il grande Nino Caponnetto. Allora parliamoci chiaro, non può esserci legalità senza uguaglianza. Non possiamo lottare contro le mafie senza politiche sociali, diffusione dei diritti e dei posti di lavoro. Lavoro, lavoro, senza opportunità per le persone più deboli, per i migranti, per i poveri, le fasce deboli. Legalità sono i gruppi e le associazioni, le persone che si spendono ogni giorno per tutto questo. Legalità è la nostra Costituzione, il più formidabile dei testi antimafia. Le mafie e ciò che le alimenta, le ingiustizie, i vuoti istituzionali, l'illegalità, la corruzione, gli abusi di potere, si sconfiggono solo costruendo una società più giusta. Legalità è speranza, speranza. E la speranza si chiama noi. La speranza avere tutti più coraggio, adesso. Il coraggio ordinario a cui siamo tutti chiamati, quello di rispondere alla propria coscienza. Forza, dobbiamo darci una mossa un po' tutti. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene.